Buongiorno a tutti, siamo in riunione, scusatemi se al limite sono un po' imbarazzato all'inizio, ma ci stavamo confrontando su quello che è il momento e su cosa stiamo facendo per tutti quanti voi. La nostra riunione è fatta, come vedete, con i crismi del momento attuale, siamo distanti l'uno dall'altro e cerchiamo di utilizzare anche al meglio tutti gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione, quindi i computer e le videoconferenze che ci permettono di poter dialogare anche a distanza in tutta la provincia, evitando anche trasferimenti di persone da una parte all'altra della nostra azienda. Perché vi sto cercando di parlare? Perché è molto importante che diamo un segnale, facciamo capire alle persone che è un momento straordinario, ma che deve essere assolutamente trattato con tranquillità. Uno dei grandi dubbi, immagino che si stia spostando tra la gente, è quello: oddio, che cosa sta succedendo? C'è qualcuno che sta male, devo star lontano. Non è così. Vi spieghiamo che cosa stiamo facendo in modo da dare anche un po' di tranquillità. Se in qualche paese, in qualche città, qualcuno è stato diagnosticato positivo al coronavirus, scatta immediatamente un sistema sanitario di supporto. La persona può essere ricoverata qualora ce ne sia bisogno e se non è ricoverata viene messa in quello che viene chiamato isolamento domiciliare fiduciario. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente la persona positiva viene raccomandata di stare a casa. Viene monitorata 2 volte al giorno per vedere come sta, viene avvicinata, tra virgolette, dai nostri operatori che cercano di capire il suo comportamento nell'arco delle 2 settimane per individuare tutte le persone che sono state a contatto con essa e che sono potenzialmente a rischio. Tutte queste persone verranno poi contattate e saranno invitate a restare a casa. Anche queste persone, qualora dovessero stare male, verranno poi singolarmente trattate perché verranno monitorate per 15 giorni, circa 14, che è il periodo oggi di incubazione simulato, pensato. Bene, detto ciò, non c'è motivo da allarmarsi perché già il sistema sanitario si sta occupando di contenere, isolare questo fenomeno. Ma la vita continua, le persone che stanno bene vanno a lavorare e noi ci preoccupiamo, come sistema sanitario, di informare il medico di medicina generale che ha l'opportunità, evento straordinario, di classificare questa tipologia di assenza dal lavoro in modo tale che questa assenza dal lavoro non sia né una malattia, né un giorno di ferie, né un congedo, ma sia addirittura retribuita normalmente. Non esiste nessuna penalizzazione economica. Cosa devono fare le aziende? Le aziende devono utilizzare anche le persone in casa, ma anche normalmente nella vita comune, tutto quel famoso decalogo che abbiamo, il decalogo, ma anche tutta quanta la normativa messa sui nostri siti, su tutti quanti i nostri profili social, grazie anche a tutti quanti i comuni che stanno diffondendo e tutti quanti gli enti queste indicazioni, devono utilizzare per esempio questo. Ce l'abbiamo sul tavolo della riunione e cerchiamo tranquillamente di adoperarlo in modo da essere più tutelati e soprattutto di tutelare più gli altri. Manteniamo le distanze in qualche modo raccomandate, cerchiamo di evitare contatti tra di noi. È un sistema che purtroppo di vita dovremo utilizzare per un periodo più lungo di quello che potevamo immaginare qualche giorno fa, però è necessario e assolutamente opportuno. Che cosa dobbiamo ricordarci allora?
dobbiamo ricordarci 10 regole fondamentali che sono scritte nel decalogo, che adesso vi leggo e che trovate sul nostro sito, ma non solo sul nostro, su quello del Ministero, su quello della Regione, su quello della Protezione Civile, su quello di tutti quanti i comuni con i quali abbiamo fatto una rete importantissima che ha scambiato informazioni durante queste 2 settimane e indicazioni. Bisogna lavarsi spesso le mani, dobbiamo evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, ma mi viene da dire un po' con tutti. Non dobbiamo toccarci gli occhi, il naso e la bocca con le mani. Dobbiamo coprirci la bocca e il naso se starnutiamo, non con le mani, come avete visto dappertutto, ma con il gomito. Non dobbiamo prendere farmaci se non sono prescritti dai medici. Dobbiamo pulire le superfici e utilizzare anche disinfettanti per le mani. Tra un po' me le consumo anche. Dobbiamo usare la mascherina se e solo se siamo vicini a dei malati o dobbiamo darle al malato. I prodotti che vengono dalla Cina non hanno nessun rischio, non c'è nessun tipo di problema. Gli animali da compagnia normalmente non diffondono questo virus e dobbiamo fidarci delle istituzioni. Dobbiamo fidarci delle istituzioni attraverso i numeri che vedete sovraesposti a me in questo momento, del 118 e di tutti i numeri verdi che la Regione, il Ministero e anche noi come azienda abbiamo attivato. Ecco, volevo alla fine di tutto questo discorso sottolineare l'importanza del ruolo del medico di medicina generale per quanto riguarda la persona normale, il consiglio che ci può dare, ci conosce, quindi riesce anche a cogliere eventualmente la sintomatologia e correlarla alle patologie di cui stiamo parlando. E per quanto riguarda le aziende, mi sento di raccomandare in questo momento il coinvolgimento importantissimo rispetto al medico competente, che è il medico responsabile della sanità all'interno dell'azienda e della salute dei lavoratori. Tutto quello che vi ho detto deve avere una conclusione e la conclusione è che dobbiamo stare tranquilli, affrontare le difficoltà come sappiamo fare nella vita normalmente, questa è una delle tante, ma la vita continua e dobbiamo continuare ad assaporarne tutto quanto il gusto. Arrivederci a tutti e ci sentiamo la prossima volta.